Ciao ragazze, eccoci qui per un nuovo video. Oggi faremo un make-up in 5 minuti, vediamo se riusciamo a realizzarlo. Dunque, parto subito con i prodotti che vi serviranno per realizzare questo make-up super veloce. Allora, utilizzeremo un fondotinta, è il mio della NYX Nudie Fan 02, un correttore in cialda beige, una palette con degli ombretti marroni o comunque marrone chiaro per le bionde, un pennellino a lingua di gatto per andare a riempire i buchetti delle vostre sopracciglia, dei cotton fioc, un blush rosa, il mio dell'Entrebelle, una palettina di colori di ombretti che possono essere una palette duo, una mono, un trio, dipende da quanto siete veloci a stendere gli ombretti e a sfumarli. Vi consiglio che quando siete di fretta non è il caso di andare a applicare molti ombretti proprio perché dovete perdere del tempo poi per andarli a sfumare e rischiate di fare un disastro se le sfumate male. Quindi io consiglio, come potete vedere dalla mia palette, il più consumato è il rosa perché io di solito quando vado di frettissima mi applico solo il rosa sulle mie palpebre e basta, solo il rosa. Quindi andremo a utilizzare solo il rosa come faccio io tutti i giorni quando sono di fretta. Andremo a utilizzare, se riusciamo, questo che è un illuminante che andremo a mettere sotto la lacca sopraccigliare per dare un po' di luce all'occhio. Un mascara che voi metterete anche sulle ciglia superiori, io metto solo sulle inferiori perché ho l'extension. Vi servirà un pennello da blush e illuminante, ovviamente. Questo è della Kiko Seghettato. E vi serviranno due pennelli per la stesura degli ombretti, uno a setole larghe in maniera che riuscite a stendere l'ombretto in maniera molto veloce sulla vostra palpebra mobile. Io questo lo utilizzo per stendere il rosa. Questo invece è più morbido, con la setola molto larga, quindi riesco a prendere una bella quantità di pelle e riesco praticamente a passarmi in un colpo solo sotto tutta l'arcata sopraccigliare per dare effetto punto luce. In un attimo è fatto. E un burro cacao possibilmente colorato, quindi che dia un po' di colore o di lucido, diciamo, alle vostre labbra. In questo caso utilizzerò uno un po' colorato della Lips Maker, lo Strawberry Frosting. È rosa e ha un profumo buonissimo. Detto questo, io direi di partire con i nostri 5 minuti. Come vedete, adesso avvio il timer. Ok, perfetto ragazze. Partiamo dal fondotinta. Che quello non guasta mai. È dura ragazze, cioè veramente 4-5 minuti sono pochissimi. Poi andiamo a stendere questo che è un correttore beige in cialda dell'Essential. Ok, andiamo a stendere marrone opaco sulle sopracciglia per riempirle. Spegne anche il. Ok, il blush usiamone uno rosa. Tre minuti e 20 secondi, ragazze. Ok, poi andiamo a stendere il nostro ombretto rosa.
nella piega palpebrale dell'occhio. Non serve che lo mettete sulla palpebra mobile, basta mettersi nella piega, così fate anche più in fretta, oserei dire. Minuti, ragazze, ok, ci siamo quasi. Con questo andiamo a stendere illuminante sia qua nella parte, diciamo, del naso, sempre col pennello d'ombretto, e sia sotto l'arcata sopraccigliare. Ah, mi si spegne la luce del telefono, non lo sopporto. Ok, ci siamo. Poi andiamo a mettere mascara sulle ciglia inferiori. Rossetto, ovvero finto rossetto un puro cacao colorato. Ok, andiamo a sistemare qualche sbavatura. Con il nostro amico Cotton Fioc. Perfetto, ragazze, il nostro look è stato creato. Adesso vedrete che suonerà. Eccoci. 5 minuti, ragazze. Fantastico. Io spero di avervi tenuto compagnia. Ce l'abbiamo fatta truccarci in 5 minuti, quindi questa è una bellissima cosa per una ragazza che è di fretta e rischia di fare ritardo se perde troppo del tempo a truccarsi. Quindi io vi mando un bacio, vi saluto, buona giornata, buona serata a seconda di quando guarderete questo video. Se vi è piaciuto, like o iscrivetevi pure. Grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!